compleanno importante per la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano, che quest'anno spegne ben 57 candeline e lo fa con la competenza, la passione e la lungimiranza che da sempre l'hanno caratterizzata. Il ruolo che questa rassegna ricopre non è stato mai messo in discussione, nonostante le trasformazioni e i cambiamenti che hanno inciso non poco sul settore agricolo. Un'evoluzione che la Fiera è riuscita sempre a comprendere e a interpretare, cogliendo negli aspetti più significativi, e questo l'ha resa un appuntamento immancabile, un punto di riferimento degno di nota nel centro e sud Italia. L'agricoltura, come viene ormai ripetuto da più parti, è un comparto strategico per l'economia della nostra regione e non solo. Sono sempre di più i giovani che si avvicinano a questo settore, animati da idee e progetti innovativi. Anche questa edizione si tiene a marzo, un cambio di data inaugurato lo scorso anno, voluto fortemente dagli operatori agricoli per i quali questo periodo sarebbe più indicato. Il successo e le presenze della passata edizione sembrano aver dato ragione agli espositori. Il presidente Franco Ferrante, che ha sempre tenuto in grande considerazione il pensiero e le proposte di chi vive direttamente il settore, ne conosce peculiarità, pregi e insidie, aveva accettato insieme al CDA il cambio di programma, con la convinzione di fare la scelta giusta, e in effetti così è stato. La Fiera dell'Agricoltura continua a essere la principale protagonista del pur interessante calendario fieristico. Sono migliaia i visitatori che arrivano dall'Abruzzo e da molte altre regioni, richiamati da un'offerta sempre più qualificata. La specializzazione rimane il requisito numero uno e questo rappresenta una garanzia per gli addetti ai lavori. L'efficacia di questa rassegna è testimoniata anche dalla partecipazione di espositori che arrivano a Lanciano Fiera da diverse regioni, ritenendola una valida e accattivante vetrina per promuovere e far conoscere a un pubblico numeroso e sempre più competente le loro offerte e proposte. Le ditte rappresentate sono oltre 500, con 50 ditte nuove nell'ambito del comparto oleario e della meccanica agraria e agricola. Ci sono i marchi più importanti di trattori, sistemi e attrezzature per la coltivazione dei terreni e per il giardinaggio, macchine oleari e quelle destinate al settore vitivinicolo. Non manca un ampio spazio riservato ai piccoli animali, quelli da cortile, che da sempre catturano l'attenzione delle famiglie, specie dei più piccoli, che si lasciano conquistare da oche, conigli e pesciolini rossi. Alcuni stand nel padiglione 3 ospitano fiori, piante, sementi, altro comparto visitato dagli appassionati, da chi ha il cosiddetto pollice verde e si vuole cimentare con la cura di nuove piante per rallegrare balconi e giardini. Sono come sempre 3 i padiglioni che accoglieranno il meglio dei sistemi e delle attrezzature, oltre all'area esterna utilizzata principalmente per i trattori e i mezzi pesanti. La fiera è sempre più specializzata, al passo con i tempi, ed è proprio l'attenzione che ha sempre riservato al mondo agricolo e la capacità di guardare avanti, di intercettare la domanda cercando di dare risposte costruttive e concrete, che fanno di questa rassegna un qualificato punto di riferimento, una straordinaria occasione di confronto e di conoscenza, ha commentato il presidente Franco Ferrante, per gli operatori del settore, ma anche per chi tiene a cuore le sorti di un comparto strategico come l'agricoltura. Sono presenti gli ordini professionali degli agronomi e dei periti agrari e tutte le associazioni di categoria. Il programma dei convegni è ricco di incontri su temi di comune interesse, come quello riguardante la sicurezza, intesa come sicurezza dei mezzi e dei macchinari, ma anche come comportamenti da seguire e accorgimenti da non dimenticare. Si tratta di un argomento particolarmente sentito ed è necessario tornare a fare chiarezza per evitare che le cronache continuino a riportare storie di incidenti, il più delle volte mortali. Si parla inoltre anche di vino, di olio, di piani di sviluppo, insomma di tutto quello che investe e interessa il settore agricolo.